macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Credit Protection Insurance. Leggiamo insieme la motivazione. Per aver puntato sulla digitalizzazione con la creazione dell'innovativa piattaforma di vendita online delle polizze sul mutuo, io scelgo Afiesca. Per la volontà di affiancare il cliente attraverso strumenti tecnologici semplici e immediati, coadiuvati da agenti sempre più motivati, grazie al percorso formativo Afiesca Academy. Il premio va naturalmente a Afiesca e ritira il premio il CEO Pierfrancesco Basilico, che mi raggiunge sul palco. Buongiorno a tutti. Bentrovato. Afiesca dovevamo nominarlo per forza prima di svelare il premio, perché ci sono tanti progetti che portano giustamente il vostro nome. Questo è il premio. Grazie. Si accomodi. Grazie per essere qui. A Pierfrancesco Basilico, un commento a caldo su questo premio, poi andiamo a parlare proprio dei vostri progetti. Allora, è un premio che fa... tutti i premi fanno piacere. Quando poi un premio viene a celebrare l'attività principale della compagnia, motivo per cui la compagnia ha deciso di venire in Italia 10 anni fa, puntando proprio su questo prodotto, cioè un prodotto di credit protection abbinato ai mutui, e premiando, visto le ultime evoluzioni, anche la capacità della compagnia di adeguarsi a un mondo che cambia. Un mondo che cambia sia per questioni di tecnologia e cambio della domanda, ma un mondo che cambia anche per cause di forza maggiore. Quindi saper rispondere alle difficoltà poste da situazioni di causa di forza maggiore è sicuramente, essere premiati per questo, una grossa soddisfazione. Certamente, infatti avete puntato su quelli che necessariamente saranno i protagonisti del futuro, lo sono già anche del presente chiaramente, processi che sono stati accelerati da quello che è accaduto. Digitalizzazione, cominciamo a parlare di questa piattaforma che abbiamo citato nella motivazione di vendita online delle polizze sul mutuo, io scelgo Afiesca. Appunto, questo è un valore aggiunto, insomma, che si è unito già alle vostre forze. Allora, parafrasando, senza voler fare del politically incorrect, se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il settore dei mutui e delle polizze abbinate ai mutui è un settore dominato dalla vendita diretta in ambito bancario, con ampie fasce di utenza che non sono toccate o che non sono informate o che non trovano la soluzione ottimale. Pensare di andare nella direzione di queste persone, che sono tra le altre cose più giovani rispetto all'età media che riscontriamo in banca, andare nella loro direzione significava mettere in piedi una piattaforma di contatto diretto con la compagnia, dove loro potessero in maniera estremamente semplice, smart, portare a termine la loro ricerca della soluzione ottimale per la loro polizza legata al mutuo. E su questo abbiamo fatto degli investimenti che ci potessero portare a offrire un processo completo su tutto il procedimento, dall'informazione iniziale alla stipula vera e propria della polizza. Senza dimenticare che questo non è un processo totalmente disintermediato, ma coinvolge comunque in una qualche forma tutti i nostri intermediari, cioè tutta la nostra rete di agenti e broker, che per noi, che siamo una compagnia che non ha rete propria, restano una colonna portante che va sempre sostenuta. Certo, e poi la formazione sembra una cosa scontata, ma insomma non lo è, anche questi percorsi, insomma, che voi avete creato danno la possibilità poi di accelerare tutti i processi di cui lei ci ha già parlato, insomma. Certo, la formazione è un cavallo di battaglia della nostra presenza sul mercato. Già 4 anni fa avevamo iniziato con Academy, tutti parlano di Academy in inglese, noi siamo francesi, quindi l'abbiamo... Anche io nella motivazione però l'ho detto all'inglese, quindi, però allora lo ripeto, Academy. Academy. L'Academy nasce per dare gli strumenti giusti agli intermediari per poter proporre le polizze vita in maniera emozionale, okay. Quindi riuscire a entrare in sintonia con il proprio cliente, dando le motivazioni corrette per stipulare la polizza. Quindi, sguardo al futuro adesso, dov'è? Dov'è rivolto? Beh, allora, lo sguardo al futuro è rivolto nell'immediato a rendere queste iniziative dei successi, delle case history di successo,
Quindi molto impegno nel far sì che queste nuove iniziative incomincino a macinare risultati e si classifichino come delle iniziative che corrispondono ai progetti per cui sono nate. E poi per un futuro più a medio termine direi che i progetti nel Vita non, sicuramente non mancano, quindi ci saranno altre novità. Ok, allora per farvi perdonare di aver letto come la massa, lo ripeto così almeno rimane ben impresso quello che state facendo, il percorso formativo a Fiesca Academy, peraltro mi piace anche di più, devo essere sincera, e poi la piattaforma, questa innovativa piattaforma, io scelgo a Fiesca che insomma corre dietro i processi di digitalizzazione che abbiamo dovuto insomma in qualche modo tutti cavalcare in questo periodo. Quindi complimenti, adesso può ritirare e prendere fisicamente il premio a Fiesca, Pier Francesco Basilico, CEO, grazie, complimenti e ci rivediamo alla prossima edizione, vero? Sarete ancora dei nostri? Assolutamente sì. Ok. E magari con qualche novità in più. Certo, quelle sempre, perché bisogna aggiungerle. Grazie mille. Grazie a tutti.